50 women from Italy. Buongiorno. Ho un documento per voi molto molto speciale. Stamattina sono andata a Nocera Inferiore presso il monastero di clausura di Sant'Anna, dove sono pregano e lavorano una decina di suore, ma ho incontrato la più simpatica fra tutte. Io vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Sono Maria Maddalena, come sta? Sonna Maria? Ho parlato tanto del vostro monastero. Come? Oh, tutte e due, tutte e due. Quante si pensa, quando mi penso a tutte e due. Come state? Bene, ma io ho detto in Giappone che ci sta questo monastero bellissimo, c'è il Sor Maria Maddalena, che è fantastica. Quanti anni abbiamo adesso, Sor Maria Maddalena? E dico un po' quanta me ne dà. 18. Ancora minorenne. Guarda, cara Maria Rosario. Anna Maria. Anna Maria. Anna Maria. Guido. Felice. No, Felice. Guido è mio padre. Oh, Guido era il padre. Eh? Guido era il padre. Il padre. E lei? Io sono il marito. Felice. Come si dice? Felice. Felice. Io sono Felice. Felice. Ah! Allora. È giusto il nome, Anna no? Maria è Felice. È giusto il nome, no? Il 23 giugno a mezzanotte ho compiuto 92 anni. Oh, una bimba! Io sono arrivato a 80. Voi non ce l'avete, ma voi ma sono ancora 80. È la penitenza, queste mascherine. È una penitenza, però ci hanno salvato. Sì, 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 si devono portare. Io ce l'ho qua. Adesso Anna Maria o Maria Rosario? Anna Maria. Anna Maria. Perché se, non so perché tengo sempre Maria Rosa. Mia sorella si chiama Adele, quindi. Adele. Adele, mia sorella. Allora, sono Maria Maddalena, cortesemente, mi accende le luci? Sì, dopo, passa di qua dopo. Sì. Poi dobbiamo... C'è la Lucianza, non so se persiste ancora adesso. Quando io sono nata c'era di portare tutti i bambini appena nati nella chiesa di Sant'Anna. Perché la chiesa di Sant'Anna era la santa, la mamma della Madonna, Sant'Anna, e quindi nella chiesa di Sant'Anna si veniva a rendere grazie del parto che si era avuto, perché non è come adesso che i bambini nascevano tutti quanti, c'era moltissima mortalità neonatale. Adesso... Suor Maria Maddalena è andata a accendere anche delle luci in un posto speciale. Che epoca è questo? Che epoca? Di che anni è questo? Ecco, qui è un convento di clausura naturalmente. Di che epoca sono questi affreschi? L'epoca? Epoca degli affreschi. Gli affreschi. Di che anni sono? Questi di sotto si pensa fine 300-400. Quelli di sopra 400 e quelli che stanno dentro che ho preso io 1500. E poi si pensa che sia di mano giottesca. Sì, ed è fantastico, veramente. Perché io non riesco ad arrivare, qua ci voleva una televisione. Non fa meraviglia che un monastero abbia avuto anche la... La mano di Giotto, anche perché era un monastero... Se non proprio Giotto, a me gli allievi, perché aveva molto a fare con la Casa Reale di Napoli. Con gli Angioini. Con Angioini, sì. E questo... Questi affreschi era anche un monastero ricco che aveva tante proprietà. Sì, sì, fino alla soppressione. Vabbè, alla soppressione. 1870 mi pare. Sì, no, proprio la vera soppressione, 1809. Cominciato. Quella murattiana. Sì, sì, sì. E poi questa qua invece l'ho scoperto io nel 1990.
che sarebbe la leggenda aurea di San Giacomo, su San Giacomo, del nostro beato Giacomo da Varazze, domenicano, che è vissuto nel 1350. Qua c'è una luce, possiamo accenderla questa luce qui? Ed è 1500 questo, ed è bellissimo. Infatti c'è, vediamo... c'è lo San e la Pietà, una Pietà. Secondo Gerardo Ruggero, professore, dice che sarà un arazzo questo, però ho messo una cosa importante perché c'ha tutto quest'arca avanti, quindi era come una cappella. Infatti l'arco è stato, come si dice, occupato, è stato costruito, ma prima era tutto libero. La chiesa di costruzione nel 1300 è stata fatta stile gotico, sì, tutto affrescato. Poi il terremoto del 1656-59, che terremoto con Vesuvio, l'ha distrutto. Ah. L'ha distrutta la chiesa e l'hanno incominciata a rifare stile barocco come adesso. Sì, un po' pomposa. Nel 1690-95. Scusi, su Maria Maddalena, là, quei grandi volumi in cui era registrata tutta la contabilità, le cose del monastero, mi pare che stia qui dentro, no? No. Quei volumoni grandi che ci feceste vedere tanto tempo fa. Ah, non c'è, sta nell'archivio. Ah, e l'archivio non è accessibile? No, no, no. Solo un permesso speciale, ma di più. La platea. La platea. Sì. La platea. Di tutti i beni del monastero. Sì. Sì. Che è stato fatto, insomma, ma... Sì, sì, una cosa importantissima. E queste però sono più recenti. Secondo noi, questa, come dire, questa. Doveva appartenere alla chiesa. Sì, doveva essere un altro pezzo della chiesa. Perché, sì, che lei era la cappella di Sant'Anna, Sant'Anna Metterza, che meravigliosa. Infatti... Ma... poi è stata venerata per 6 secoli quella. Perché Sant'Anna Metterza? Adesso lo spieghiamo ai nostri telespettatori. Perché è del 1700, secondo la Vattuola. Quella statua che ho ripreso prima, ma precedentemente c'era questo affresco. Questa era la cappella di Sant'Anna, con l'arco tutto. E Sant'Anna, perché Sant'Anna Metterza? Perché sopra c'è Sant'Anna, che fra le sue braccia la figlia, che è Maria la Madonna. Le tre generazioni. E ancora sotto c'è il bambino Gesù. Ma guardate che meraviglia, guardate, e tutti poi, i fedeli... La devozione che avevano, anche come... Perché il nostro monastero, per tanti secoli, ha avuto sempre... i padri domenicani, e come punto, come allora, punto di riferimento, si è fatto affrescare i frati da una parte e le suore dall'altra, perché stavano dall'altra parte. Sarebbe quando è entrato nel primo portone del chiostro, sulla sinistra c'è un cancello, il portone grande è proprio, si chiama il conventino, sono 5 stanze. Penso che il monastero lo gestiva il priore, il vicario, l'amministratore, loro, e chiudevano da fuori. Ah! Perché prima erano molto severi, no? Il priore chiudeva da fuori il primo portone e poi e tutta l'amministrazione ce l'avevano 2 cooperatori, era proprio amministratore, che era tutta questa parte del monastero che si vede dalla salita. Si denominava Granaio di Sant'Anna. Immagino un po', Granaio di Sant'Anna. Chiamandomi Anna Maria, questa è stata la mia prima uscita ufficiale. La prima volta che sono uscita di casa mi hanno portato a Sant'Anna. La prima volta che sono uscita di casa mi hanno portato a Sant'Anna. Perché io ero piccolina
fu fatto un miracolo. Io sono l'ho detto a sua Maria Chiara quando mi ha chiamato, ho detto, è questa signora che è nata dietro un miracolo di Sant'Anna, certo. Lei me lo disse. Anna Maria, sì. Poi una che è stata presente, io no, ancora nel 1950, quando hai fatto i pavimenti. Ecco, sotto a questa cosa, c'è la scaletta che si sente giù, che ci sono seppelliti i frati. E di là le monache, però adesso è tutto chiuso. Piazza Egesis viene da? Caraibi. Caraibi? Dove? Dove le Caraibi? Così. Le isole. Le isole caraibiche. Vicino, sono le Trinità e Tobago. Ah, Trinità e Tobago, sì. Yes. Piacere. Piacere. Perché è meravigliosa la nostra Suor Maria Maddalena. Da quanti anni si è monacata? Saluto pure Adele. Sicuramente. Mi penso sempre nella preghiera, soprattutto. No? Volevo sapere, da quanto tempo lei è suora? Io dal 1 agosto sono fatta 71 anni che sono monaca in questo monastero. E precedentemente? Però, no, sempre, avevo 21 anni. Io sono stata sempre qui a Nocera, come monastero di clausura, però ho partecipato a diversi convegni di studio in altri monasteri di clausura, sempre a Marino, a Montemario, a Sorrento, a Lettere, a Gravina. Conosco parecchi monasteri, però siamo andati perché c'è la famosa federazione. Adesso sì. Non si può stare sola. Sì, Sì. Va bene, grazie di tutto. Salutiamo i nostri amici in India e in Giappone. Buona domenica. Ci auguriamo di vedere. Signora, scusi. Diciamo ai nostri amici che la prossima volta sarà con il monastero di Madre Teresa di Calcutta in India, a Calcutta. E chiudiamo questo collegamento. Grazie.